E c'è malumore anche nei lavoratori del distretto ceramico, tante le vertenze in corso in questi giorni, le ultime due questa mattina all'Ascot di Solignano, le ceramiche Serra, a lanciare l'allarme la CGL del distretto ceramico. Rosana Caprari. Aumenta in modo preoccupante la conflittualità sindacale nel distretto ceramico. Almeno 6 le vertenze avviate nell'ultimo periodo che hanno portato a scioperi e presidi. Le ragioni possono essere diverse: licenziamenti, mancate applicazioni di contratti o carichi di lavoro eccessivi, ma nell'insieme concorrono a delineare un quadro delicato, non più gestibile attraverso le normali relazioni sindacali. Visto e considerato che stiamo vivendo una fase molto complicata, i lavoratori sono alle prese con l'inflazione, le imprese sono alle prese con l'aumento delle materie prime, probabilmente ci vorrebbe un sforzo di tutti per trovare, per fare un patto così come stiamo facendo nel distretto dell'Unione delle Ceramiche per dare una risposta in termini procedurali e in termini relazionali che possono permettere di risolvere le questioni in sede, nella sede normale e non davanti a un presidio. O tutti quanti facciamo un passo e proviamo a dare una risposta ai lavoratori e alle imprese serie, oppure facciamo il gioco delle imprese non serie che con questi giochetti, con questi escamotage, con queste scorciatoie risolvono i loro problemi di competitività ma sulle spalle dei lavoratori. Oggi l'ultimo sciopero con presidio davanti all'Ascot di Solignano, dove i lavoratori hanno protestato contro la disdetta dei contratti in essere da parte del gruppo Vittoria, artefice di una serie di acquisizioni.